La sconfitta di Modena lascia l'amaro in bocca perché immeritata, maturata all'ultima azione e perché condizionata dalla mancata concessione di un calcio di rigore nel primo tempo, fallo di Piacentini su Cernigoi. Un epilogo che in casa biancazzurra ha suscitato comprensibile nervosismo nel dopogara, perché al Braglia si sono visti un atteggiamento e una personalità che andranno mostrati da qui alla fine della stagione, con il fine ultimo di strappare la migliore posizione possibile in classifica e disputare dei playoff da protagonisti. Della gara di Modena resta l'autorevolezza e la compattezza avute per almeno 70 minuti. Inaridite le fonti di gioco principali degli avversari, Gerli e Tremolada, baricentro alto e un centrocampo che non si trova in balia o in inferiorità rispetto a quello avversario, specie quando questo è di lignaggio. Il 3-4-3 si è dimostrato un assetto fragile contro le squadre forti, basti vedere l'ultimo atto a Reggio Emilia. Già con Lentella, Auteri ha scelto di giocare con tre centrocampisti di ruolo, Pontisso e Pompetti mediani e Diambo trequartista o comunque uomo di raccordo tra le linee. A Pesaro però Auteri ha forse trovato la formula migliore, riproposta anche a Modena. Un mediano basso davanti alla difesa, Derisio, con compiti principali di schermatura. Pontisso e Pompetti mezze ali, in piccola parte sgravati da alcuni compiti in copertura, in grado di supportare l'azione d'attacco senza lasciare la mediana in inferiorità. I benefici sono stati tangibili. Unica controindicazione, dipesa anche da un mercato fatto per il 3-4-3, la mancanza di alternative per gli infortuni di Diambo e Memusciai. A sacrificarsi sono stati Zappella a Pesaro, peraltro andato in gol dopo l'avanzamento, e Nzita a Modena. Pontisso non al massimo, non ne aveva più e dopo la sua uscita il Modena ha guadagnato campo per poi andare in forcing dopo l'inutile entrata di Drudi costata l'inferiorità numerica. Pescara, che ha pagato anche la scarsa incisività sotto porta e alcuni errori in fase di rifinitura, di fatto gagno inoperoso a fronte di pericoli potenziali. E una mancanza di malizia nel finale rimarcata anche da Auteri. Nelle prossime gare però servono ulteriori conferme e i recuperi di Diambo, magari già da domenica, e poi di Memusciai potranno aiutare a dare stabilità al nuovo assetto. Nota a margine, Franco Ferrari. Se è stata una scelta tecnica tenerlo in panca 90 minuti con la capolista, ciò è incomprensibile. Non si può non sfruttare contro i più forti il bomber della squadra, l'unico calciatore in doppia cifra. È vero che le partite ravvicinate possono indurre al turnover, è vero che c'è stata la giornata di squalifica, ma escludendo dal computo la gara del Benelli, mandarlo in panchina tre volte nelle ultime 5 partite è sembrato troppo, così come sembra troppo che da quando sia arrivato Cernigoi, 5 gol al Seregno e 1 al Pescara, abbia giocato 336 minuti contro i 296 di Ferrari. A Modena l'argentino non è entrato e Auteri come centravanti gli ha preferito addirittura Dursi. Può essere solo e soltanto una scelta tecnica?